In questo video non tratterò di plugin di terze parti per il semplice fatto che nella mia esperienza se il Denoiser di Resolve non arriva a offrire risultati accettabili, molto semplicemente significa che il girato non ha una qualità sufficiente. Non c'è plugin che possa fare la differenza. In passato ho fatto qualche test con quello che credo sia unanimemente considerato il miglior Denoiser in commercio, ossia Neat Video, e in effetti, se impostato a dovere, può raggiungere un miglior rapporto tra pulizia del rumore e mantenimento dei dettagli. Questo però al prezzo di un tempo di utilizzo di gran lunga superiore. Per darvi un'idea, affinché con Neat Video riesca a ottenere un risultato migliore di quello che posso raggiungere con Resolve in una trentina di secondi, mi servono diversi minuti. E comunque la differenza è sottile, difficilmente percepibile quando ci si sposta dal freeze frame nella color bay alla riproduzione del filmato. Quindi, per quanto mi riguarda, il gioco non vale la candela. La mia esperienza con Neat Video risale ormai a diversi anni fa. Quindi le cose potrebbero essere un po' cambiate, ma resta il fatto che ad oggi proprio non sento l'esigenza di un denoiser più efficiente di quello integrato nella versione studio di Resolve. Chiuso il disclaimer iniziale. Allora, Resolve mette a disposizione due tipologie di noise reduction, il temporal e lo spatial. Ogni color sta alla propria preferenza, c'è chi utilizza esclusivamente una delle due metodologie, chi ne sfrutta ora una ora l'altra e chi è solito applicare entrambe. Io tendenzialmente evito del tutto il noise reduction, ma se lo ritengo proprio necessario, in genere utilizzo solo il temporal e tra poco vi mostro perché. Il temporal noise reduction funziona su base temporale, analizza un dato numero di frame prima e dopo ogni fotogramma di riferimento per stabilire cosa sia immagine e cosa sia rumore, assumendo che quest'ultimo sia composto da pixel sostanzialmente statici. L'idea di base è che ciò che cambia tra i frame è l'immagine e ciò che resta costante è il rumore. Separate così le due categorie di informazioni, il Temporal Noise Reduction interviene sui pixel che creano il rumore e li modifica per integrarli nell'immagine. Vediamo i parametri variabili dall'utente di questo effetto. Frames. Questo è il numero di fotogrammi che vogliamo fare analizzare al Noise Reduction prima e dopo ogni fotogramma di riferimento. Maggiore è il numero di fotogrammi analizzati, più intensa e accurata è la riduzione del rumore, ma anche la possibilità che si creino degli artefatti, degli strani effetti di motion blur. Il mio consiglio è partire sempre da 1 e salire solo se il risultato non è soddisfacente. Questo parametro può essere controbilanciato per ottenere la massima efficienza e minimizzare gli artefatti col motion threshold, che vedremo tra poco. Motion estimation. Qui si sceglie il tipo di algoritmo che il noise reduction deve utilizzare per l'analisi del movimento dei pixel. Nella mia esperienza, Better è sempre la scelta migliore. Con gli altri sistemi si alleggerisce il lavoro della GPU, ma al prezzo di compromettere in maniera significativa l'efficienza dell'effetto. Il parametro Motion Range serve per indicare quanto movimento occorre nel girato che si sta lavorando. Impostando Small si informa il programma che nel video sono presenti soggetti statici o in lento movimento, inducendo così il Noise Reduction a intervenire su un maggior numero di pixel. Al contrario, selezionando Large, il processo di motion estimation esclude una maggior parte dell'immagine dall'elaborazione del noise reduction. In Luma e Chroma possiamo inserire un valore tra 0 e 100 per decidere quanto pesante debba essere il noise reduction in questi due canali. Io abitualmente intervengo molto più sul canale Chroma che sul Luma. Questo perché in genere il rumore cromatico è quello più fastidioso e perché applicando al canale Luma degli effetti di blurring, come in sostanza il denoiser, basta pochissimo per ridurre in maniera percepibile la nitidezza dell'immagine. I valori 10-20 sono abbastanza nella maggior parte dei casi. Il motion threshold è un margine di tolleranza, stabilisce quanto i pixel possono cambiare tra un frame e l'altro ed essere comunque considerati statici e quindi rumore. Più alto è questo valore, più pixel saranno lavorati dal noise reduction e maggiore sarà il rischio che l'effetto produca artefatti. Il blend, come d'uso, aumenta la trasparenza complessiva dell'effetto. A 100 lo si annulla. Vediamo il risultato. Noise reduction attivo e disattivato. Ci salviamo una still, così possiamo confrontarla con quanto produrrà lo spatial noise reduction, che vediamo subito nelle sue impostazioni. Mode. Il FASTA è il processo di riduzione rumore più leggero per la GPU, ma anche meno efficiente. Il BETA è il migliore. Enhanced è inutile, quantomeno a mio avviso. Utilizza un algoritmo che mantiene pressoché inalterata la nitidezza dell'immagine, ma al prezzo di un'efficienza nella riduzione del rumore decisamente troppo bassa. Radius. Di nuovo possiamo scegliere tra il pretendere risultati migliori o l'essere magnanimi nei confronti della GPU. Con Small il noise reduction occupa meno risorse, ma rischia di introdurre problemi di aliasing, specialmente con threshold elevati, mentre con Large si fa lavorare più duramente la workstation, ma si può essere ragionevolmente sicuri di evitare artefatti. Il settaggio medium è un compromesso tra i due estremi.
In Threshold si decide quanto noise reduction applicare alle componenti luma e croma dell'immagine. Con 0 l'immagine resta immodificata. Da notare che in modalità beta non è possibile lavorare separatamente i canali luma e croma, l'Hangang non funziona, ma è facile arrivare a questo obiettivo in altri modi, che vedremo tra poco. Il blend, di nuovo, stabilisce la trasparenza dell'effetto che a 100 viene annullato. Facciamo ora un confronto tra i due metodi di noise reduction e vediamo di ottenere con lo spatial lo stesso livello di pulizia dell'immagine che avevamo raggiunto col temporal. Quindi, CTRL-W, osserviamo la still salvata. E questo è lo spatial. Per replicare quanto ottenuto col temporal, sostanzialmente dobbiamo spingerci al massimo. Ora il rumore appare ugualmente ridotto, ma lo spatial, a differenza del temporal, ha compromesso in maniera evidente la nitidezza dell'immagine. Se osserviamo il frame a tutto schermo, si nota subito come l'incarnato abbia preso un aspetto decisamente plasticoso. Volendo restituire texture all'immagine lavorata in spatial, si può introdurre della grana. È un metodo che spesso funziona, ma è un ulteriore processo di elaborazione dell'immagine che richiede tempo, risorse e attenzioni. Quindi, per quanto mi riguarda, il temporal noise reduction è decisamente preferibile allo spatial. Basta fare attenzione a non introdurre artefatti, calibrando a dovere i parametri frames e motion threshold, che nella mia esperienza, se vengono impostati rispettivamente a 1, 2 e 50, offrono quasi sempre ottimi risultati. È rarissimo che mi trovi a dover testare altri valori. Il motion blur non ha a che fare con noise reduction, se non per il fatto che è anch'esso un motion effect. Magari ce ne occuperemo in un prossimo video. Facciamo un rapido passo indietro e chiudiamo il discorso sullo spatial noise reduction. Come funziona? Senza sorprese, su base spaziale, analizzando i pixel all'interno dei singoli frame per individuare le alte frequenze, ossia elevate variazioni tra pixel adiacenti. Tali variazioni vengono ritenute dall'algoritmo responsabile del rumore e modificate. Da manuale, questa tipologia di noise reduction dovrebbe essere più efficiente nel rilevare il rumore che il temporal noise reduction si lascia sfuggire. Vediamo ora un paio di tecniche avanzate. Prima di tutto, nel caso si voglia utilizzare lo spatial noise reduction in modalità beta e lavorare solo sul canale luma, ci si può spostare in uno spazio in un modello colore che identifichi questa componente dell'immagine in maniera indipendente rispetto alle componenti croma. Possiamo ad esempio scegliere il lab e disattivare due canali A e B, lasciando attivo solo il canale L, quello della luminosità appunto. Affinché l'operazione si svolga correttamente, è necessario che il progetto nel quale ci troviamo sia color managed, perché il programma deve sapere quale sia il nostro spazio colore di partenza per poterlo tradurre in maniera precisa in uno diverso. Per un'introduzione al color management vi rimando a un precedente video linkato in descrizione. Ora che mi trovo in lab e che ho disattivato i canali A e B, in questo nodo io sto lavorando unicamente sul canale luma, qualsiasi effetto io utilizzi. Per intervenire solo sulla componente croma è sufficiente l'operazione inversa, ossia disattivare il canale L e lasciare in funzione gli altri due. Meglio ancora se questa operazione, anziché in lab, la si compie in spazio colore YV, dove il canale luma è il primo, Y. Un'altra cosa che si può fare per calibrare in maniera più chirurgica il noise reduction, sia il temporal che lo spatial, è creare un Node 3 Splitter Combiner, Alt Y, per separare l'immagine RGB nelle tre componenti rosso, verde e blu. In questo modo si può dosare intensità diverse il noise reduction in base a quanto rumore è presente all'interno di ciascun canale. Per capire dove il rumore sia più intenso, possiamo aiutarci con la modalità Highlight Shift H e con l'osservazione dell'RGB Parade. Accade spesso che sia il blu il canale più in sofferenza, ma che sia comunque il verde a influire maggiormente sulla percezione del rumore, in quanto il canale verde, per come è fatto il filtro di Bayer, è responsabile molto più degli altri della luminosità complessiva dell'immagine. That's all, folks.